Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere assieme la bici che ha utilizzato Primoz Roglic in questa Vuelta a España. Primoz ha utilizzato una Bianchi Oltre XR4, è una bici che è vincente su ogni tipo di terreno. Difatti, guardando bene la forma del telaio, è molto aerodinamico e è una bici molto leggera. Primoz in quest'anno ha totalizzato 50 giorni di corsa e ha ottenuto 12 vittorie, 10 secondi posti e 32 volte è stato nella top 10. Numeri paurosi. La bici che ha utilizzato Primoz è caratterizzata da un sistema esclusivo di verniciatura da Bianchi che riduce di 80 grammi il peso del telaio della bici rispetto alla verniciatura classica azzurra di Bianchi. Il cambio della bici è un Shimano Dura-Ace D2 R9170 con misuratore di potenza R900P. Primoz ha delle pedivelle da 172,5 e possiamo trovare anche qua il misuratore di potenza Shimano. Il telaio di Primoz è un 53 cm. Possiamo trovare un manubrio Vision Metron 6D. Le ruote, che a primo impatto sembrano di nessuna marca, sono state lasciate così appositamente. A guardarle molto bene sembrano delle Corima VS da 32 mm. Questo perché non sono sponsor della squadra e è stato tolto appositamente il loro marchio. Troviamo dei freni tradizionali, quindi anche in questa Vuelta a España a vincere è un corridore con freni tradizionali, non a disco. E se questo video ti è piaciuto, lascia un bel like e iscriviti al canale per vederne degli altri. Qui in fondo troverai l'iconcina chiamata biciclette, dove troverai dei video molto simili, e io ti saluto e ci vediamo alla prossima.